Buongiorno, sono Valentino Lupi del gruppo Sforzi Persistani. Siamo qua per fare un filmato in preparazione del 18 di settembre per il Moonwatch Party che si terrà, diciamo, in ambito mondiale. A questo proposito, con la EAN, ho organizzato un'osservazione sia in questo luogo, cioè a San Giovanni Persiceto, che anche alla Reunion. Che sarà fatta dal gruppo Strofil dell'ARCA, con cui abbiamo già lavorato in precedenza per delle riprese, diciamo così, di parallasse o il calcolo della distanza, diciamo, di Vesta con gli amici della Reunion, per cui noi abbiamo preparato per quella serata uno strumentino, che è la webcam e un teleobiettivo 135 montato un po' così in modo casalingo, comunque che funziona sul telescopio, in modo tale da poter osservare in diretta la parallasse, appunto, che c'è fra la Luna e una stella che mi sembra che sia Ro Aquari o Capricorni, scusatemi, è Ro Capricorni. Allora, vedete, il teleobiettivo è un teleobiettivo fotografico normalissimo a vite, accroccato sopra a una montatura, a un bagaglio qui fatto in casa, che andrà applicato alla webcam in abitato. Logicamente, qui non potremo utilizzare logicamente il filtro tagli infrarossi, comunque non è importante. Lo montiamo sopra alla webcam e poi dopo andrà montato sopra al telescopio. Adesso faccio vedere come sarà tutto il giochino. Ecco qua, vedete, è montato sopra la webcam e poi logicamente lo monteremo sopra al telescopio. Allora, lo teniamo chiaramente un po' storto perché altrimenti vediamo i bracci che sostengono il telescopio rifrattore. Punteremo la Luna e faremo un filmato in diretta che verrà visto in diretta, diciamo, dentro in planetario, sia l'immagine fatta da questa webcam che l'immagine webcam fatta dalla Reunion in contemporanea, per cui già direttamente sullo schermo noi potremo osservare appunto la differenza di distanza che c'è fra la Luna e la stella dalla Reunion e la Luna e la stella a San Giovanni Persiceto. Speriamo che vada tutto bene, che il tempo tenga, e direi che sicuramente è una cosa molto, molto importante e anche curiosa e simpatica.